La mia volontà non conosce ostacoli. È firmato PIN, non Mussolini. Ha richiamato una scritta che da 80 anni campeggia su un muro di Cison per sottolineare la volontà del sindaco Cristina Pin di recuperare uno degli angoli più suggestivi del paese, le case Marianne. E gli elogi per questo gioiello storico della marca del Veneto non sono mancati da parte di Vittorio Sgarbi, che con il presidente della regione Luca Zaia ha inaugurato la struttura recuperata. La frase che qui rimane verrà cancellata, anzi rinfrescata, perché rappresenta il dominio ormai ventennale della Pin. Dux Pin. 20 anni di Pin. Dopo i tempi di luce, quello che è questo, c'è che ha fatto l'Eur e c'è che ha fatto le case Marianne. Un intervento da oltre 3 milioni di euro, frutto di una sinergia tra pubblico, associazionismo e privato. È solo tutti insieme, solo la forza, l'unione di tutti fa la forza e quindi questi sono i risultati. Importante il contributo della regione. Benvenga questo, benvenga questa valorizzazione, che è poi la valorizzazione dei nostri borghi. E si dice tanto, il nostro territorio deve vivere di turismo. Questo vuol dire preparare la culla per il neonato che arriva.